Salve a tutti, sono Dealer The Reader e oggi farò la recensione del libro Uragano sui Caraibi di Desmond Bagley. Bagley, comunque. Ok, la storia è ambientata a San Fernandez, nei Caraibi. Il protagonista è David Wyatt, un meteorologo che si troverà nella difficile situazione di dover convincere il mondo, o comunque San Fernandez, che sta per arrivare un uragano di dimensioni gigantesche che potrebbe distruggere l'isola. Sarà difficile non soltanto perché nessuno gli crede, ma anche perché l'isola si trova nel bel mezzo di una guerra civile. E ovviamente incontrerà vari personaggi e vivrà varie avventure. Ma la cosa che tutti si chiedono mentre leggono questo libro è: ce la farà a salvare gli abitanti dell'isola o verranno tutti spazzati via dall'uragano Mabel? Molto bene. Allora, parliamo meglio di questo libro. Wyatt è un meteorologo. Lui è di... Non sapevo che esistesse questo lavoro, ma evidentemente esiste o comunque esisteva quando è stato scritto questo libro. Come poi è un meteorologo che va negli aerei all'interno degli uragani cercando di capirne la potenza, di rilevare la loro potenza, intensità, traiettoria e tutte queste belle cosine qui. Il libro appunto inizia che lui va in questo uragano e si rende conto che è spaventoso. Ha una potenza incredibile. Allora lui ritorna alla base, fa i suoi calcoli e l'isola non dovrebbe essere sulla traiettoria di questo uragano. Se non che lui sente che in realtà l'uragano colpirà l'isola. Allo stesso tempo vede anche altre cose, per esempio gli abitanti dell'isola. Si stanno tutti mettendo al riparo proprio come se sentissero anche loro, oppure se gli spiriti gli avessero detto che l'uragano avrebbe colpito l'isola. E insomma, lui poi comunque ha esperienza, ci sa fare, quindi lui cerca in tutti i modi di convincere i suoi superiori. Ma loro ovviamente sono ottusi e non gli danno retta. Allo stesso tempo, come ho detto prima, l'isola è sconquassata da una terra civile e da una guerra civile. Infatti, i Caraibi non sono quel paradiso meraviglioso di mare e serenità che tutti dipingono, ma sono immersi nella povertà. La popolazione appunto vive nella miseria più nera e per giunta ora c'è la guerra civile. Infatti, parte della popolazione si è ribellata al tiranno dell'isola, Soriel, e c'è un uomo estremamente carismatico, Favel, che si era nascosto tra i monti, diciamo, ma è tornato giù per liberare la popolazione. Quindi è una situazione veramente anche difficile, in cui di certo i fenomeni meteorologici non hanno la priorità. Però, vista l'entità della pericolosità, Wyatt non si arrende, sarà aiutato da vari personaggi, anche loro estremamente delineati in maniera estremamente accurata. Che sono Julie, che è la ragazza di cui lui si è innamorato, faceva la hostess di linea, ma è disposta a lasciare tutto pur di vivere con lui. Dawson, Big Jim, che è uno scrittore su cui un po' si è creato un mito: si è creato un mito dell'avventuroso, del figo, insomma, che vive estreme avventure che poi scrive nei suoi libri. In realtà, il Dawson vero è estremamente piccolo. Come persona, è molto vanitoso, molto
insomma, è tutto un montaggio. Se non che Dawson in questo libro scoprirà che forse può essere quel mito che tutti dipingono, che i suoi editori, diciamo, hanno creato per lui. Oppure comunque forse non gliene fregherà nemmeno niente perché comunque almeno scoprirà che può essere qualcosa di positivo di fronte ai suoi occhi, che alla fine è tutto positivo, coraggioso. Una nuova persona di fronte ai suoi occhi e che è tutto quello che conta, forse. Poi c'è Coston, che invece è un giornalista, ma scrive d'assalto, però infatti scrive reportage molto veri e di denuncia, e anche lui si adopererà per aiutare Wyatt e magari anche per scrivere qualcosa riguardo al posto. C'è Rostorn che è un console, che anche lui appunto cercherà di farlo incontrare prima con Sorrel, poi con Favel. E poi appunto ci sono questi due uomini politici. Da un lato c'è Sorrel che è il tipico tiranno imbecille e diciamo violento, che non gliene frega niente, vuole soltanto governare con tutti i mezzi. E quindi che ha piegato in due il paese, riducendolo in povertà. E dall'altra parte c'è Favel, che è un politico estremamente carismatico, e lui vuole liberare l'isola, vuole un po' risollevare le sorti dell'isola. Wyatt dovrà convincere tutti in mezzo alle sparatorie, verrà imprigionato, finirà nel bel mezzo della guerriglia della guerra tra i due eserciti. Insomma, ognuno di questi personaggi dovrà passarne di ogni. E la cosa inquietante è che l'uragano è sempre più vicino, quindi hanno sempre meno tempo. Questo libro è bello per vari motivi. Innanzitutto, i personaggi che ho detto un po' prima sono a tutto tondo, ovvero ognuno ha un carattere specifico e una sua evoluzione. E di fronte all'uragano, diciamo, e a questa situazione estremamente critica, verrà fuori la parte migliore o peggiore di ognuno di loro. Oppure forse una parte che loro non sapevano di avere, coraggiosa, valorosa, che loro non pensavano di avere, ma che hanno tirato fuori in questo momento di crisi. Il vero protagonista, però, di questo libro è l'uragano Mabel. Il libro inizia con lui, finisce con lui. L'uragano ci appare come una potenza incontrollabile, mostruosa, distruttrice. E quindi è veramente qualcosa di estremamente forte, così grandioso che addirittura Favel tenterà di utilizzarlo come una arma, l'arma più distruttiva di tutte, quindi anche addirittura poi la guerra si giocherà tutta sulla sua potenza e sulla sua violenza, quindi è una cosa fortissima. Wyatt ovviamente, che vabbè, il protagonista è anche lui è bellissima come figura, è un appassionato scienziato, come lo definiscono nel libro, inesperto del mondo, troppo giovane per i suoi anni, è un po' un ideale, cioè lui è un idealista, ma anche un po' ingenuo, è bella come persona. E poverino, deve affrontare tutte quelle cose. insomma, era solo un meteorologo in fondo. Questo libro, comunque, la cosa per cui è più bello, diciamo, è che è il classico, classico, classico romanzo d'avventura. Perché ci troviamo tutti gli elementi dell'avventura possibili e inimmaginabili, ok? Ci troviamo l'uragano, le sparatorie, le guerriglie, la storia d'amore ma molto, molto sintetizzata, sti uomini maci, potenti, che devono dimostrare il loro valore, il loro coraggio.
non so se l'ho detto, ma ci troviamo sto uragano mostruoso, ovviamente con il nome femminile Mabel, che è sul punto di distruggere tutto. E quindi ci troviamo la località esotica, i Caraibi, quest'isola paradisiaca che però c'è la distruzione. Insomma, quindi ci troviamo veramente un po' tutti questi elementi. Avete presente scusate, quei libri, quei film che c'erano almeno qualche tempo fa su Italia 1 la domenica pomeriggio? Quei libri proprio vomitevoli per me, solo d'avventura. Ecco, questo libro è esattamente così, ce l'ha tutte. Soltanto che a differenza di quei libri, di quei film lì che mi annoiavano, questo non mi ha annoiato e l'ho letto anche volentieri. Mi vergogno di dire che l'ho letto volentieri. Comunque. Quindi a me è molto piaciuto questo libro, il che è strano, pensavo che l'avrei trovato noioso, ma mi è veramente piaciuto. E quindi se è piaciuto a me, che di solito queste cose non mi piacciono, figurati a quelli a cui piace proprio il genere, lo adoreranno. Quindi questo per i maschietti o per comunque le persone che amano questo genere di cose, vanno a colpo sicuro, ma veramente. E questo lo devo dire. Beh, allora, questo è anche il classico romanzo d'avventura. Come noi ben sappiamo, i romanzi d'avventura sono nati un po' cioè hanno avuto diffusione nel 1700, parlavano di località esotiche e profondamente differenti, erano lo spunto, di riflessione e anche qua c'è lo spunto di riflessione sull'incontro tra varie culture, e anche qua c'è, infatti noi troviamo una riflessione molto accentuata su questi appunto sulla da un lato c'è la popolazione locale che sente istintivamente che arriverà il terremoto, quindi altre culture, altri modi di vivere e si rifugiano dall'altro, poi ci sono quelli come Sorrel che arrivano, sfruttano la terra fino all'osso, fregandosene di chi ci abita, e ovviamente poi ci sono i salvatori come Favel, un po' aiutato forse anche un po' dagli Stati Uniti, e quindi veramente ci sono anche qua le varie culture. E poi ovviamente c'è sempre la natura che è una potenza distruttrice incontrollabile, e anche qua c'è. E ovviamente anche la celebrazione dell'uomo, dell'ingegno dell'uomo, del suo valore, eccetera. Quindi ha tutti gli elementi del classico romanzo d'avventure. Non per niente Desmond Bagley è uno tra gli scrittori più famosi di romanzi d'avventura. È nato nel 1923, morto nel 1983, quindi questo libro è parecchio, diciamo, antico. Lui ora, aspettate che non lo so esattamente quando l'ha pubblicato, nel 1966, quindi un sacco di tempo fa, però devo dire che non si avverte, non si avverte moltissimo. Sembra molto attuale. Lui è nato in Sudafrica, a Johannesburg, e ha pubblicato molti libri d'avventura. Lui era un esperto, lui poi si è ritirato su un'isola sul Canale della Manica e ha continuato a scrivere libri d'avventura, essendo, diciamo, una relazione epistolare con un po' amici in tutto il mondo, e lui qua ha anche approfondito le sue conoscenze sull'arte militare. Che altro dire? A me questo libro, come ho detto, mi è piaciuto. Non mi è piaciuto tantissimo per il modo in cui viene vista la guerra. Qua sì, viene vista come una carneficina, però rimane il fatto che, per esempio, Pavel si vede che piace tantissimo a Bagley, è forse uno tra i suoi preferiti di personaggi perché è estremamente carismatico. Però Favel non si fa alcuna remora a utilizzare l'uragano come arma distruttrice, e lui ha un po' questa concezione che non importa se qualche uomo muore, però
per il bene comune e della maggioranza va anche bene, ma io non sono d'accordo con questa cosa, né vero, è una cosa molto brutta e molto fascista, quindi comunque ci sono poi certe piccole cose che a me non piacciono. Però rimane che insomma, è un libro d'avventure e ci piace così. Di questo libro ho detto più o meno tutto, magari avrei potuto parlarne meglio, ma esce, va bene così. Questo libro l'avevo trovato nella biblioteca dell'ospedale e l'ho preso, infatti lo devo consegnare prima di andarmene perché sennò non sarebbe molto bello. Ora io leggerò una parte, è proprio all'inizio, so che magari sarebbe stato meglio leggere una parte centrale, eccetera, ma mi è piaciuta perché parla subito di questo uragano Mabel. Lui si trova dentro appunto questo aeroplano all'interno dell'uragano, per appunto fare dei controlli, capire la sua intensità e tutto. Se poco prima avevano attraversato un purgatorio, ora si trovavano in un autentico inferno. La struttura del Constellation scricchiolava atrocemente sotto le sferzate che riceveva e alcune sottili incrinature cominciavano ad apparire sul soffitto della cabina. A un certo punto Wyatt temette che l'aereo fosse giunto al limite di resistenza, che le ali venissero strappate dalla fusoliera nonostante gli speciali rinforzi e che il velivolo finisse la sua corsa schiantandosi nelle acque ribollenti. Un rivolo gelido gli sgocciolava di tanto in tanto sul collo, tormentandolo, ma Wyatt riuscì a sganciare il resto delle capsule sonda con la stessa precisione di sequenza. Hansen lottò per quasi un'ora contro l'impeto del vento e quando ormai pensava che sarebbe crollato per lo sforzo, l'aereo venne scagliato fuori dalle nubi, letteralmente, sputato dalla perturbazione come un seme d'arancia. Solo allora fece segno a Morgan di prendere i comandi e si accasciò sullo schienale, completamente esausto. Mentre gli scodinzoni diminuivano progressivamente, Wyatt fece il punto della situazione controllando i risultati dei rilevamenti. Metà della strumentazione di Jablonski si era guastata, ma fortunatamente i nastri non si erano fermati, per cui non tutto era andato perduto. La situazione di Smith era ancora più triste. Su 12 capsule sonda, solo 3 avevano inviato segnali, i quali erano cessati di colpo quando il registratore era stato divelto dal suo supporto. Tra una girandola di scintille i nastri si erano bloccati. Non importa, concluse Wyatt filosoficamente, almeno ce l'abbiamo fatta passare. Asciugando l'acqua infiltrata sul pannello di controllo, Jablonski commentò: Accidenti, questa era la quintessenza della violenza. Un altro uragano così e mi cercherò un incarico a terra. Anch'io, brontolò Smith. Wyatt li guardò e sorrise. È difficile che ne incontriate un altro uguale. È stato il peggiore di tutte le mie 23 missioni. Mentre Wyatt si avviava verso il ponte di volo, Jablonski ripeté: 23 missioni! L'amico è suonato! Il mio limite massimo è 10, ancora 2, poi è finita. Bene, e concludo col dire che stavo leggendo questo libro mentre ero in coda a Gardaland. Come forse saprete, qui ho preso il biglietto gratis per entrare, cioè a 47 euro per entrare quante volte volevo a Gardaland, stando io a Garda. E quindi diciamo ci sono andata varie volte con la mia biciclettina. Ci arrivavo ovviamente ci sono andata da sola, tranne una volta che è venuta con me mia sorella e mi sono divertita un mondo. Questo libro, soltanto che a me piacciono tutti i giochi di Gardaland, ok? C'è tipo i Corsari, sono i miei preferiti, amo Atlantis, amo Jungle Rapida, anche le mummie. Però da sola non mi diverte tanto farli, cioè preferisco farli con gli amici o con Arianna. E allora cosa ho pensato per non deprimermi, visto che ero sola, sono andata un mucchio di volte su quelli adrenalinici, tipo il Blue Tornado, Raptor, Top Spin, quelli lì. Ed è stato stra divertente, perché io non ho assolutamente paura, cioè a me non fanno niente, cioè non sento nemmeno un po' di mal di cuore, insomma. Però mi piace, insomma, sono adrenalinici. Quindi li ho fatti tipo 20 volte di seguito. Ed è bello perché in fila mi sono portato questo libro qua. E quindi l'ho letto tutto in fila ed è stata quindi una giornata, quella di Garda, estremamente avventurosa. Cioè, a me è piaciuta almeno perché cioè, in fila leggevo tutte queste cose qui, capite? Poi facevo la discesa, per il risalivo. Quindi è stato tutto uoshoshosho. E tra l'altro per arrivarci da Garda qua e ritorno, l'ho fatta tutta la traversata in bici.
E quindi insomma è stata bella, bella, mi è piaciuta come giornata. E questo libro mi ha fatto passare un po' di quelle file che possono essere interminabili se non ti diverti, ma io mi sono divertita un mondo. Quindi lo consiglio assolutamente questo libro, mi è strapiaciuto. E niente, ciao e alla prossima.